siamo qui a Napoli, città di partenza e arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia. In particolare la tappa partirà proprio da qui, Piazza del Plebiscito. Poi pedalerò verso la costiera amalfitana che vanta eccellenze enogastronomiche e paesaggi mozzafiato tra i più belli al mondo. Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa. Il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Partiamo! Ercolano, fondata secondo la leggenda da Ercole e distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 a.C., è la città romana famosa nel mondo per gli scavi archeologici riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO. Buongiorno Giuseppe, salve. Benvenuta. Che posto meraviglioso. Ma dove ci troviamo qui? Ci troviamo nella Valle dei Mulini di Gragnano, la culla della pasta, perché qui fin dal Medioevo vi erano decine di mulini che macinavano il grano tenero per i forni del pane di Napoli. Poi a partire dal 500 si macinava il grano duro che dà la semola per i pastifici. L'acqua che vedete nel torrente ha rappresentato da sempre la grande ricchezza del nostro paese, perché veniva usato come forza motrice per i mulini e anche oggi per i pastifici è fondamentale. Grazie infatti all'acqua abbiamo ottenuto il riconoscimento IGP per la nostra pasta. Ciro, ciao buongiorno. Ilaria, come va? Ciao, bene. Come mai? Avevo bisogno di un piatto di pasta per ricaricare energie e Gragnano ovviamente chiama pasta. Quindi sei nel posto giusto per fare il pieno. Assolutamente sì. Dove ci troviamo qui? Questo è il nostro magazzino e questa pasta viene poi esportata in tutto il mondo. Il nostro mercato principale, a parte l'Italia, sono gli Stati Uniti. Quindi un'eccellenza italiana in tutto il mondo. Sì, Gragnano oggi è la capitale europea e quindi anche mondiale della pasta. Perché Gragnano? Perché la particolare conformazione geografica ha permesso prima di tutto di essiccare bene la pasta e poi negli anni c'è stato un passaggio generazionale, quindi un know-how, una conoscenza che è passata da padre in figlio e oggi in ogni famiglia di Gragnano c'è perlomeno un componente che lavora in un pastificio. A Gragnano lo sport nazionale non è né il calcio né il ciclismo, ma è la pasta. La pasta, più di qualunque altro alimento, rappresenta un simbolo di identità di un intero popolo. Basti pensare agli immigrati italiani in giro per il mondo, partiti a migliaia tra fine 800 e inizio 900, soprattutto verso le Americhe e soprattutto da qui, da Napoli. Sono tornata a Napoli, in particolare qui al porto di Napoli, alle mie spalle il molo di San Vincenzo, per l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia. Da qui, tra l'Ottocento e il Novecento, moltissimi campani migrarono oltreoceano per trovare fortuna, portando con sé tutte quelle che erano le tradizioni culinarie, facendole conoscere a tutto il mondo. Oggi sul molo di San Vincenzo è in corso un progetto di riqualificazione per trasformarlo nel Museo del Mare e degli Emigranti. Ci vediamo domani con la prossima tappa, partenza Capua.